Siamo a Padova, al Museo Diocesano, all'evento Cochlear, con il nuovo direttore per l'Italia del marchio Cochlear, Carlo Martinelli, che proviene da un'esperienza di 4 anni in Widex e quindi ha iniziato insomma un nuovo percorso professionale. Quali sono le differenze tra il mercato degli apparecchi acustici e quello degli impianti cocleari e cosa sta imparando da questo nuovo settore, dottor Martinelli? Beh, innanzitutto buongiorno. Diciamo che sono due settori diversi ma vicini, perché comunque la patologia che vai a trattare è in parte simile, perché parliamo comunque di ipoacusia estrema nel caso dell'impianto, più gestibile nel caso degli apparecchi, e alla fine parli con persone che hanno lo stesso problema, quello di tornare a vivere ascoltando bene. Chiaro che qui parliamo di chirurgia, quindi io ho avuto l'opportunità di unire il mio vecchio background, che è chirurgico, con l'esperienza maturata in Widex e portarla qui. Sto imparando tutto, perché alla fine è un mondo comunque nuovo per me, devo dire estremamente affascinante e con tantissime possibilità di sviluppo e di offerta a chi ha bisogno di supporto. L'impianto cocleare in realtà è soltanto un aspetto del trattamento chirurgico dell'ipoacusia, perché ci sono poi altri sistemi un po' meno noti, un po' meno diffusi, ma che stanno crescendo in maniera esponenziale. E qual è la sfida di Cochlear oggi? La sfida di Cochlear, anzi direi le sfide di Cochlear, sono due o tre. La prima ovviamente è quello di espandere l'uso dell'impianto cocleare, in primis e degli altri subito dopo, sia da un punto di vista culturale, sia da un punto di vista anche di capacità degli ospedali di fare questo tipo di intervento. Oggi sappiamo, un po' come tanti interventi, che al di là della buona volontà del medico o dell'interesse del paziente ci sono gli aspetti economici. Quindi il permettere una crescita del numero di impianti fatti passa anche da quello. E l'altra sfida è legata all'evento di oggi, quindi il far conoscere, introdurre ed apprezzare i prodotti appena immessi sul mercato, che sono una nuova generazione di elettrodi. L'elettrodo dell'impianto è quello che va all'interno della cochlea, quindi all'interno dell'orecchio, una nuova generazione di elettrodo molto più performante, molto meno invasivo, che permette anche una miglior conservazione del residuo uditivo, se c'è, di far apprezzare e conoscere il nuovo processore che si affianca a quello attualmente in uso ed è il primo processore di cochlear cosiddetto off the ear, quindi senza una parte che appoggia sull'orecchio, e per la prima volta si riesce a ottenere un processore di quel genere che però non sacrifichi la performance acustica, quindi tutti i test fatti dimostrano che sono estremamente simili il processore con il BT, quindi quello che va sull'orecchio, rispetto a questo. E infine, anche se non ne abbiamo parlato in questo lancio, permette di far conoscere e diffondere il nuovo BAA Power, che invece si rivolge a chi ha perdite uditive miste o di tipo soltanto trasmissivo, che porta all'estremo la potenza di questo tipo di device, di questo tipo di impianto. Quindi sfide non facili, ma estremamente belle e interessanti, perché possono offrire moltissimo ai pazienti o ai potenziali pazienti. Ecco, dal punto di vista tecnico, l'evento di stamattina ha visto appunto il professor Briggs dell'Università di Melbourne raccontare le caratteristiche tecniche di questo nuovo elettrodo, del nuovo impianto. Che cosa può dire a chi non è presente riguardo proprio le funzionalità, le opzioni che offre? Diciamo che da un punto di vista di funzionalità pura è uguale a quelle di prima, quindi dare la miglior stimolazione possibile con un numero di elettrodi elevato. Il grosso vantaggio, anzi i grossi vantaggi che dà il nuovo elettrodo 532 è quello di essere più facile, molto più sottile e con una memoria di forma tale per cui è studiato per avvicinarsi molto di più alla parete esterna, quindi essere perimodulare. Questo è riconosciuto e si sa, garantisce una miglior stimolazione e una miglior definizione dell'impulso acustico, quindi la stimolazione delle cellule ciliate sarà molto più raffinata e precisa rispetto a un elettrodo che invece rimane più distante, con meno energia. Questo ecco, è il lancio ufficiale per l'Italia, possiamo dire. Ecco, per l'Italia in particolare, che cosa ci si aspetta da lei e cosa si propone lei personalmente dal punto di vista dello sviluppo del marchio?
Allora, da un punto di vista di sviluppo del marchio, sicuramente continuare a far crescere il nome e l'immagine che ha Cochlear di estrema competenza, estrema capacità scientifica. Noi siamo quelli che hanno non solo creato, ma continuano a portare avanti la tecnologia in maniera non soltanto di marketing, ma vera, quindi con vera innovazione. E poi mi aspetto tanto di far sì che venga diffusa la conoscenza. Questo è il mio primo obiettivo, far sapere a tutti cosa si può fare in questo settore e perché poi Cochlear, ovviamente. Mi occupo anche della parte di vendite e marketing. Certo. Allora buon lavoro, buon proseguimento. Grazie a voi.